Teresa Monaco, cinematografo.it, e all'interno di Diabolik capiamo una cosa, che per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di indossare una maschera tante volte. E anche voi per fare questi film avete in qualche modo dovuto dare retta sia alla storiina ma anche al pubblico italiano. Quindi vi domando qual è la maschera cinematografica che avete dovuto far indossare a Diabolik affinché appunto venisse apprezzato dal pubblico. Una domanda complicata, nel senso che chiaramente noi non vorremmo indossare maschere, vorremmo essere noi stessi, no? Quindi la maschera non è tanto noi, ma è quanto è la storia che raccontiamo, cioè Diabolik, però noi non siamo sempre stati convinti che Diabolik preso com'è, quindi come quando uno prende un fumetto Diabolik, ne dico, e lo legge, no? E si diverte, gli piace, partecipa alla storia d'amore tra Diabolik e Eva o tra Jinko e Altea, però partecipa pure al colpo, no? Che Diabolik deve fare in una maniera così, così il pubblico, secondo noi, doveva vedere il film, no? Quindi abbiamo cercato di immergerci nella realtà di Diabolik. E di diventare, come dice Marco spesso, le sorelle Juanetti, no? Perché nel senso che è un misto tra le sorelle Giussani e i Manetti, no? Di prendere quello che le Giussani ci hanno dato sulla carta e di portarlo al cinema. Io penso che in un film come questo, te la rivolto un po', tu mi fai una domanda, vuoi dire una cosa e te ne dico un'altra, no? In un film come questo la maschera da indossare è quella di non far capire fino alla fine quello che sta veramente succedendo. Questo è il segreto per amare un tipo di storia come questa, no? Come nel E non fumetto, essere come quando fumare lo il leggi. fumetto, esatto. A proposito del personaggio, tu vabbè, prendi in eredità, diciamo, quello che ha fatto un altro attore, insomma, prima di te nel Sì. primo film. Però d'altro canto, appunto, abbiamo anche visto come cambia il volto di Diabolik, c'è cioè proprio l'essenza di Diabolik. Ci sono alcune scene, questo film è molto più action, se vogliamo, no? Ci sono delle scene anche abbastanza pericolose. Quindi mi chiedevo come le ha girate, se ad esempio. Usufruito di una controfigura, quali sono quelle anche che ti sono rimaste più impresse, quelle più belle da girare, più intense? Sono stato fortunato che no, non ho dovuto usare controfigure al momento, ci tenevo, specialmente la scena iniziale del film, che lui ha questa fuga dal museo di Genf, col deltaplano, e allora quello abbiamo girato in un set, insomma, chiuso a Bologna con la green screen, però sì, io ero appeso come un prosciutto per tante ore e loro ridevano. Era molto difficile, però sapevo che se stavo lì, insomma, veniva una cosa molto bella, di questi gadget molto anni 60, Bond, bello, con questo cassetto che usciva dalla macchina, insomma, molto divertente. Noi ridevamo perché lui se l'è cercata, nel senso che noi Sì, gliel'abbiamo proposta la controfigura. E lui ha certo. detto voglio fare io e quindi No, no, ma ci permettevamo giustamente siamo contenti di perché noi sempre meglio, no, se un attore ridere. fa le scene. Sì, sempre. Giacomo ha l'abilità di avere un fisico, di essere allenato, di essere sportivo, insomma, quindi chiaramente queste scene le poteva fare ed era credibile in queste scene e quindi è stato fantastico avere Giacomo che tutto ha fatto, dalla guida appunto ai salti, insomma, ai lanci del coltello, cioè tutto È stato molto più difficile esattamente. far correre Valerio Mastandrea, però alla fine ha Assolutamente corso. Alla sì. fine ha Perché corso pure lui. comunque Ginko deve inseguire Diabolik, quindi un po' al passo dovrebbe stare, insomma, là. È più il Dovrebbe. montaggio, diciamo. Avete Sì. parlato di anni 60, giustamente. Infatti tutto profuma di anni 60 in questo film, le location, le atmosfere, insomma, pure la musica. Visto che Diabolik ama rubare oggetti preziosi e che il passato in fondo è qualcosa di prezioso, c'è qualcosa che vorreste rubare agli anni 60? Beh, credo che l'abbiamo fatto, no? Il nostro tentativo di fare questo film, di fare questi tre film, è stato di rubare un certo modo di fare cinema. Cioè, noi non ci siamo limitati a fare un film moderno che si svolge negli anni 60. Noi abbiamo cercato di fare un film fatto con quell'amore, quella ingenuità, quella fantasia che a volte oggi si è persa e che era presente nei film anni 60. Quindi abbiamo cercato di rubare tutto al cinema degli anni 60, sì. E io direi sempre nella vita, che noi abbiamo fatto un film, siamo fortunati, ma poi smette, io ruberei tutto il design degli anni 60, che è meraviglioso, ma dalle macchine, no? Pensiamo alla Jaguar, che Sì, è veramente la macchina più bella mai fatta, e oggi le macchine mi d'accordo. permettano, le case Sì, degli automobilisti non le citare, però secondo non poi sono belle come le ne macchine degli anni 60, così come il design degli avrò. arredamenti, no? Sono veramente una cosa che è rimasta, perché chiaramente rimane, non è che è Sì. finita là.
Però è un peccato. Sono stati degli anni esteticamente anni molto belli. Esteticamente pazzeschi. Sì. E Giacomo, tu hai rubato qualcosa dal set, magari? Beh, forse... Beh, il mio pugnale. Il pugnale, ah, certo. Stavo dicendo, infatti. Quello sicuro. Un'ultima cosa. Abbiamo visto che il primo film è un film di presentazione, il secondo è più d'azione, ma anche una storia d'amore. Dal terzo cosa ci aspettiamo, invece? Qualche nuova scoperta. Non ti dico altro. Sì, no? Sì, adesso... Il terzo sarà rivelatore. Già stiamo con il batticuore per vedere come reagiranno al secondo. Ci sarà un terzo diverso, anche quello. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.